tanto pure io scrivevo qualche cosa per dire ma, però tutte le volte facevo la confusione che abbiamo fatto tutti quanti noi, tutti quanti, alcuni in un modo diciamo da ignoranti e quindi siamo perdonati, altri volutamente hanno creato la confusione, cioè quale? Tutte le volte che si parlava della monnezza si veniva sempre a parlare della monnezza delle vostre case. Guardate, non vi sembra strano, non vi dico il paese, figuratevi, ma io sono stato qualche giorno fa in un paese della Campania, non del napoletano ma della Campania, c'erano 300-400 studenti, c'era il sindaco, c'era insomma, tutte persone veramente per bene che proprio stavano là per andare alla... Quando il sindaco ha preso la parola, quindi una persona proprio, cioè al di sopra di ogni sospetto voglio dire, e ha preso la parola per primo, ha detto proprio queste parole, guardate proprio queste parole agli studenti, ha detto: Don Maurizio sta qua per presentare il suo libro, insomma, La Terra dei Fuochi, e dice, dovendo, prima di dargli la parola, dice, ragazzi, voi vi state chiedendo che cos'è la Terra dei Fuochi, dice, guardate, quando voi gettate una carta a terra, voi state, io qui sono stato in quelle zone, ha detto, cioè la zona mito, dice, ho visto la gente che getta il sacchetto dell'immondizia dal finestrino, questa è la terra dei fuochi. Io penso di aver, non ho già visto in tuo aspetto, ma penso di aver cagnato colore, pensi, lo penso, ho avvertito che, però dico, ma come faccio io, sto in da casa di un cristiano, scusa, venga il colano, sto finito il colano, e dico, puntare che dice signo, che dico, insomma, dico, non, ci manca, ma dico, però non è così. Mi rendevo conto che se i ragazzi avessimo continuato a dire così avremmo reso un pessimo servizio. Terra dei fuochi non è la monnezza della nonna, non è quella, quello è un altro, certo che non è mai tagliato con miezzavi, certo che dobbiamo fare, su questo non ci sono dubbi, ma è un'altra cosa. Terra dei fuochi è un sistema maledetto dell'industria, soprattutto del nord e del centro Italia, ma anche del sud, che sversano i rifiuti industriali, non le bucce di banane, non quelle, no, è una cosa. Le sversano nella nostra campagna, le hanno sversate, continuano a farlo, per risparmiare sui costi dello smaltimento. Ora hanno fatto questo per anni, ci hanno imbottite le campagne di tutta sta schifezza, e prima sono stati interrati questi rifiuti, poi dopo sono stati addirittura bruciati di notte, ma poiché nessuno li cercava, sti cristiani qua, nessuno li cercava, guardate, chi sarete, ma lì perché ci nasce da notte di appicciare sta lunghezza in mezzo ai campani, io dico fa pure urna, che tanto nessuno li cerca. E quindi queste povere persone di questa striscia di territorio a nord di Napoli, a sud di Caserta, quindi Caivano, Acerra, Casalnuovo, Sant'Alpino, Fratta Minore, Fratta Maggiore, no, proprio con questi droghi, questi fumi neri dalla mattina alla sera. Come fa? Io non lo so, ne parlavo con i miei collaboratori in parrocchia, con i miei amici, alcune volte il puzzo era insopportabile, altre volte un po' di meno. Ma chi sono? Ma sono i rom che bruciano il rame? Sì, ma insomma, ma quanto rame hanno questi rom? Ma chi la appiccia la rana? Ma sì, ma quante, ma sono tonnellate di rame? Chi sarà presa con sta rame? Insomma, ma vabbè. A un certo punto siamo scesi, c'è stato poi, noi la abbiamo, non so se lo sapete, i Reggi Lagni, quest'opera di ingegneria che hanno fatto i Borboni, che erano per aiutare, per irrigare le nostre campagne, sono diventati degli sversatori anche là a cielo aperto, quindi sono, insomma, c'è sta un fetore tra i Reggi Lagni, i vecchi CDR in tribunale da parrocchia mia, cioè hanno accumulato la monnezza in stessa posta, quella è la monnezza vostra, insomma, la monnezza della nonna, e sta là, sarà là proprio la mansione là, insomma. Poi l'interramento, poi i roghi, guardate che non si campava proprio più, una notte, l'ennesima notte, che questo proprio era giugno del 2012, è entrato un fetore in tutte le case, ci ha svegliato tutti quanti, io sentivo i miei vicini correre e chiudere le finestre, chiudere le porte, io stesso sono corso a chiudere la porta, ma ormai il fetore era già entrato in casa, mi sono ritrovato in piedi con una rabbia in cuore immensa, guardate veramente la rabbia, ma una rabbia in cuore immensa, ho guardato la croce e ho detto sì, hai già capito, mo che vado qua, mo che cosa vuoi, che cosa mi stai chiedendo, cioè, ma ero già cominciato, io non lo so, cioè, da dove devo cominciare, io non so, cioè ho sentito, ho avvertito veramente proprio la stessa
la stessa chiamata che ho avvertito 25 anni prima, 30 anni prima, quando il Signore mi chiamava al sacerdozio. Per me è stato così. Però da dove cominciare? Da dove? Da dove? Ho cominciato così. C'era il mio computer, l'ho acceso, avevo migliaia di amici su Facebook, 2-3 profili, così. Ho cominciato. Alla gente del mio paese che questa notte non ha dormito come me, penso che domani mattina dobbiamo portarci tutti quanti dal sindaco che viene a chiederci il voto e la fiducia per essere eletto sindaco. Lui ci deve dare delle risposte. No, lui è il sindaco e deve dare delle risposte. Hanno cominciato a rispondere a centinaia, a migliaia. Poi sono andato la mattina stessa dal vescovo, un prete, dove va? Detto, eccellenza, che fa qualcosa? Perché è inutile che continuiamo a predicare a chi? Se manca la sera, manca in parrocchio, puoi bastare, che arriva il fumo fino di andare a parrocchia. La sera io ho le suore spagnole in parrocchia. La sera sono arrivato in parrocchia e ho trovato una suora, Sor Faustina, anziana, che stava con il fazzoletto sotto il naso così. Ho detto, suora, domani ti faccio il biglietto dell'aereo e te ne torno in Spagna, non ti voglio più. Lei gli dice, perché? Dico, non posso vedere una suora anziana qua a morire di fumo. Dico, ma logicamente lei non ha accettato, ma io sentivo proprio questa. E poi i bambini, come erano questi bambini? Dico, io devo parlare di Gesù a questi bambini? Ma certo che devo parlare di Gesù, ma Gesù non ha detto, oh attenzione a non scandalizzare i bambini. E Gesù non mi ha detto, ma i bambini, ma abbiamo, e poi i papà, i genitori che avevo unito in matrimonio io. Ma dico, ragazzi, ma che cosa dobbiamo fare? Abbiamo cominciato a fare convegni su convegni, a invitare gli esperti a fare, a dire, abbiamo raccolto le firme, 35.000 firme, abbiamo denunciato tutte le amministrazioni inadempienti, abbiamo fatto una petizione per il Parlamento Europeo. Ma guardate, veramente 2 anni di fuoco,